Ciao mamma. Dimmi tu quando possiamo. Vai, puoi andare già. Francesca Sapigni di Amnesty International che ci porta all'interno dello stand allestito qui nel chiostro di San Paolo. Allora, questa mostra nasce all'interno di un progetto che è insieme a una serie di associazioni di Ferrara ed è patrocinato dall'Agire Sociale, ex CSV, e fa parte del progetto Inclusioni Diffuse. Questa mostra è una mostra fotografica, come ben potete vedere, in cui attraverso le fotografie fatte soprattutto da volontari di Amnesty, attivisti di Amnesty che sono andati in India, diciamo, rappresenta quelle che sono le principali violazioni dei diritti umani che tuttora purtroppo ci sono in India. Accanto potete, poi si potrà vedere, ci sono anche riportate degli articoli di alcuni giornalisti che hanno, diciamo, che accompagnano la fotografia e, diciamo, descrivono meglio qual è il tipo di violazione di cui si parla. E noi siamo ospiti appunto all'internazionale, grazie insomma, che ringraziamo, e il nostro obiettivo ovviamente, come quello di Amnesty, è appunto di denunciare quelle che sono le principali violazioni dei diritti umani nel mondo. E infatti, oltre alla mostra, tra le tante tematiche che questa mostra documenta, abbiamo anche quella del disastro di Bhopal del 1984. A Bhopal c'era una raffineria che produceva dei pesticidi che nell'84 ha rilasciato dei gas velenosi appunto nell'ambiente, e ad oggi si contano più o meno 100.000 morti, quindi sono state anche documentate fotograficamente sia l'industria che varie manifestazioni che sono state fatte per chiedere a questa impresa di sia intervenire nel territorio per risanare gli effetti che questo disastro ha causato, sia anche per risarcire dal punto di vista economico la popolazione. Dove vi troviamo? A Ferrara? A Ferrara ci trovate in via Carlo Maier e potete partecipare anche alle nostre riunioni tutti i mercoledì alle 9:15 circa. Abbiamo anche un sito comunque, perché per magari avere informazioni sui contatti, sulle riunioni e soprattutto sui tipi di campagne, perché fondamentalmente quello che noi portiamo avanti sono delle petizioni, come quella appunto per la campagna che diceva prima Marcello, e sul nostro sito, che ha anche un collegamento al sito nazionale, comunque trovate tutte le informazioni rispetto a quello, alle nostre attività e a come ci potete eventualmente contattare, anche se siete interessati a noi. Più forse siamo, più persone siamo, meglio è. Molte grazie. Bene, grazie a voi.